a Como, di quella città che nel 2016 è stata in grado di dimostrare che una grossa fetta delle cittadine e cittadini aveva il senso dell'umanità. Ed è molto bello vedere che oggi attorno a questa piazza ci sono molte persone che dicono con forza che quello che è successo a Cutro, come dice la nostra locandina, è una strage di Stato. Io trovo inimmaginabile che davanti alla chiara richiesta di aiuto di un'imbarcazione in difficoltà sia stato scelto di far uscire le motovedette della Guardia di Finanza per compiere un'operazione di polizia e non quella della Guardia Costiera per compiere un'operazione di soccorso. Il governo è l'artefice di questa strage. Il governo ha due ministri che hanno la responsabilità di quello che è successo, che sono il ministro dell'Interno Piantedosi e il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Salvini, che si devono dimettere, perché le istituzioni non possono e non devono rendersi complici di questo disastro. E allora il Mediterraneo è diventata una bara a cielo aperto, ci sono delle morti che noi denunciamo da anni e continuano, e i governi hanno fatto di tutto per far continuare queste morti. Ci sono stati i decreti Minniti, ci sono stati i decreti Salvini ed è arrivato questo criminale decreto Piantedosi che ostacola le organizzazioni non governative che si occupano di salvataggio in mare. E questo decreto, va detto, è stato fatto seguendo la linea di un regolamento che aveva scritto Minniti nel 2017. Ci vogliono delle politiche migratorie che guardino verso l'umanità e non verso la repressione, solamente la repressione come è stato fatto negli ultimi anni. E allora noi diciamo che si vogliono i corridoi umanitari, è stato detto, ma non bastano. Ci vogliono le rotte sicure e ci vuole la libertà di circolazione delle persone, perché io non voglio vivere in un paese dove i capitali possono circolare e alle persone viene impedito e poi avvengono queste stragi. Io credo che questa città oggi abbia dato una bella risposta, bisogna proseguire, bisogna andare avanti, perché non è più immaginabile che il Mediterraneo sia sporco di sangue e che quel sangue abbia delle responsabilità civili. Grazie a tutte e a tutti e buona marcia.